blogger o un blog di stile, e voi magari potete pensare cosa c'entri tu in questo, perché credo che lo stile sia anche la fisionomia dell'anima e dell'interiorità di una persona. E qui mi leggo a questo romanzo che ho letto, che mi sono commossa tanto, ma che soprattutto io conosco il nascere di questo romanzo, che era di tanti tanti anni fa, quando ho conosciuto questo amico e mi ha parlato della sua storia. Siamo entrati in una grande empatia, una grande energia e anche una grande commozione, perché già allora lui mi disse il titolo di questo romanzo, che adesso è diventato una realtà. Vi dicevo, sono ideatrice di questo blog, abbiamo già fatto qualche intervista così, e devo dire che il tema dell'adozione ha riscosso tantissimo successo anche sul web, perché tante donne si sono identificate nella sua storia, mi hanno mandato email, mi hanno scritto, emozionate anche da questo racconto. Ma adesso parto da qualche cosa del libro che voglio condividere con voi. Sono poche frasi perché il libro lo dovete leggere, è troppo troppo profondo, troppi sono i messaggi da cui potremo prendere beneficio per le nostre vite. Mentre la pioggerella diventava sempre più insistente, mi inginocchiai e pregando ritornai indietro nel tempo. Il bambino venuto dal nulla, di Benito Gaudino Raimo. Io credo che in queste frasi parte tutta la vita di Benito, perché è una vita che è vero che nasce dal nulla, ma è un nulla che poi prende forma. Prende forma perché nonostante le grandi sofferenze che si possono toccare con mano, la lacerazione forte di questa madre che muore e le emozioni che lui vive, che fa vivere a noi, grazie anche allo scrittore, ci conducono ad un percorso interiore molto importante, perché come diceva la psicologa, in un'età tenera i bambini sognano una madre che gli sia accanto. Ma nel libro un'altra cosa che mi colpisce è che si parla di un angelo. E credo che Benito, e lui dice di avere questo angelo custode nel suo cuore, ma lui non ha soltanto un angelo custode nel suo cuore, io credo che lui ne abbia tre di angelo custodi. La prima è la madre che è morta, la madre biologica. La seconda, l'incontro con Agostina, che è un qualche cosa di talmente profondo, di talmente forte, che mi ha preso tanto. Perché poi se guardiamo Benito com'è nel suo stile, nel suo modo di essere, è lì che ha preso tanto da una madre adottiva. E qui è il miracolo, a dire: ma com'è possibile che una madre che adotta un figlio lo fa suo? E invece sì, Benito è proprio un figlio totale di Agostino, perché è un rapporto forte, speciale, com'è lui, perché lui è un uomo profondo, sensibile, umile, un bravo marito, un bravo papà, una persona che sa venire incontro ai bisogni altrui, cosa che oggi è molto difficile. E invece noi lo vediamo lì pronto, con le campagne stop al femminicidio, contro il bullismo, per i bambini down, tutto quello che racchiude la vita di quest'uomo che parte dal nulla ma che poi ci insegna tante cose attraverso questo romanzo. Ma poi il miracolo della vita, un bambino vuoto che viene dal nulla, perso, l'abbandono non solo dalla famiglia di origine, i fratelli, e poi l'incontro di questa madre, di questa famiglia che lo accoglie, ci sono dei racconti che mi verrebbe da dire ma lo dovete leggere, e poi sua moglie, questa sua famiglia così speciale. Ecco, volevo arrivare ai tre angeli della sua vita che hanno riempito quel vuoto e quel nulla di cui si parla all'inizio. Quindi i messaggi sono tanti, perché nella vita tutti noi siamo fatti di luce e di ombre. Lui parte da tante ombre,
ma poi alla fine emana questa grande luce, una luce che lui è stato l'uomo ancora più intelligente perché è riuscito a canalizzare tutte le sue energie negative nel teatro, questa grande espressione d'arte che prende forma attraverso le emozioni di un uomo che è carico di un vissuto fatto di tanto, tanto amore. Perché gli uomini, diciamoci la verità, tendiamo ad essere aridi quando viviamo una vita di sofferenze. Invece lui no, lui riesce a trasformare tutte queste energie in energie positive. Ma tutto questo io credo che lui lo debba al suo percorso interiore, che non è stata una cosa semplice, la psicologa lo sa, io da amica che lo conosco so, la moglie qui in sala che veramente è una donna eccezionale, perché i grandi uomini sono sempre affiancati da grandi donne. E poi tutta la sua storia di queste donne, quindi credo che la tua storia nasca dai tuoi angeli e sei stato anche fortunato alla vita, devi dire grazie alla vita, perché tua madre, che a 6 anni, il giorno del tuo compleanno, ti ha lasciato, però ti ha mandato altri 2 angeli nella tua vita, e in più c'è l'altro angelo che è tuo figlio. Io sono emozionata e felice per te, perché tu meriti la stima, l'affetto di tutti, e vi invito a leggere questo libro, perché c'è la lettera che ha scritto a sua madre nell'età della maturità, che è in qualche cosa di eccezionale. Mi verrebbe da leggervela, però poi dopo vi perdete il bello del libro. Buonasera.